troppo buono, di spartano, ma in effetti siamo tutti spartani, non lo sono solo io, non ce lo dimentichiamo. Questa è l'unica città al mondo di origine spartana. Tutta la grande Magna Grecia, prima di Polis, nell'ambito di tutti i coloni, le città Polis della Grecia, gli unici spartani siamo noi, dorici, con quella bella colonna dorica per cui occhio ai logo, vedo molte colonne ioniche girare che col territorio non c'entrano niente, sono piccoli particolari. Mi inserisco nel brillantissimo intervento del preside Marzo, perché finalmente respiro un'aria di internazionalizzazione, di sprovincializzazione, che è assolutamente quella di cui Taranto ha bisogno, perché la storia di Taranto non è una storia locale, le strutture di Taranto non hanno una dimensione locale. Finalmente siamo in un uditorio dove più di qualcuno ha viaggiato, a differenza di altre occasioni, e noi sappiamo bene che cosa in altre nazioni riescono a fare intorno a delle strutture che sono nettamente inferiori all'importanza di quelle tarantine, ovvero cultura, beni monumentali e economia. Economia, il binomio deve essere stretto, perché altrimenti sarebbe un discorso fine a se stesso. Il discorso di nuovi strumenti di comunicazione, internet, è fondamentale. Ormai internet si è appropriato persino nei rapporti fra i capi di Stato internazionali, persino comunicano con Twitter, figuriamoci. L'uso della lingua inglese, l'uso multilingue di tutto quello che noi vogliamo propagandare, e il riscontro è immediato. Perché dopo 10-15 giorni che noi abbiamo messo le nostre pubblicazioni multilingue, se noi andiamo a fare la ricerca su Google, vedremo che saliremo nettamente nelle posizioni di visibilità, non solo. E se quando andiamo a fare le ricerche su Google, invece di mettere google.it, mettiamo google.uk, vedrete che le cose nostre compariranno in prima pagina, in prima pagina. Quindi è questo di cui abbiamo bisogno, questa nuova consapevolezza della nostra storia, delle nostre strutture e dell'uso che si deve fare della divulgazione. Vorrei fare riferimento alla corretta indicazione che ha fatto il nostro giovane amico parlando di simboli e di brand. È fondamentale, importantissimo. Il nostro brand, per avere una visibilità mondiale, e io vi dico adesso subito come fare per averne riscontro, deve essere un simbolo spartano. Deve comparire la scritta Sparta. Taranto, città di Sparta. Taranto spartano. Il logo, quanto più semplice è, più è d'impatto. Un logo arzigogolato non lascia traccia di sé nella memoria. Siccome noi siamo furbi, dovremmo, però quei pochi furbi lo indicano. Sfruttiamo quello che succede, la grossa risonanza mondiale del film 300. Sfruttiamola! Milioni e milioni di spettatori stanno vedendo quel film. Quel film parla di noi. E allora il nostro brand dovrebbe essere un bello scudo con il lambda, semplice, d'impatto, ormai diffuso. Non dobbiamo promuovere niente, ormai milioni di persone hanno visto quel simbolo. Quel simbolo è nostro. Noi, quando abbiamo fondato la città, gli spartani sono arrivati con quello scudo e con quel lambda, che alla sola vista il nemico era terrorizzato e incuteva rispetto. Questo, di questo noi abbiamo bisogno, di rispetto della nostra città. Chiudo
dicendo che parliamo di turismo, internazionalizzazione, una città senza trasporti è una città morta. Ora dobbiamo battere l'opportunità che ci ha dato il ministro Lupi, che ha reinserito l'aeroporto di Taranto fra gli aeroporti importanti della nazione. Ora dobbiamo battere in maniera trasversale, senza differenze fra partiti, schieramenti. Noi parliamo del territorio che è di tutti. Grottaglie deve riaprire ai voli civili. Che turismo vogliamo fare senza l'aeroplano? Che turismo? E allora Taranto ha bisogno di tutti questi elementi. E tutto ciò che ci accomuna, al di là dei modi di vedere e di pensare, è che siamo orgogliosi di questa importantissima città. E voi ragazzi dovete averlo nel DNA. Taranto, la città spartana, deve avere quello che si merita.